Il mondo del rock è stato popolato da anime sofferte e fragili. Questi angeli maledetti hanno avuto un'infanzia tragica e travagliata e se ne sono andati troppo presto, lasciandoci perlomeno in eredità la loro musica celestiale. Queste anime delicate sono state schiacciate dalla vita, dalla loro timidezza e dalla loro introversione. Il malessere del disagio li hanno portati a creare qualcosa di meraviglioso che li aiutasse a tirare avanti. Da Syd Barrett a Nick Drake, passando per Kurt Cobain, Layne Staley, Chris Cornell, Andy Wood, Jeff Buckley, Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix e tanti altri. Il filo conduttore era sempre lo stesso. Era l'unica cosa che li ha tenuti in vita fino al giorno della loro dipartita. Quel filo era la musica, nel nostro caso il rock. Prima di cominciare ti invito a mettere un like a questa puntata, per te è gratis e per me vuol dire tantissimo. Se ti piacerà quello che vedrai, ti invito ad iscriverti al canale. Thanks! Stephen Paul Smith nacque ad Omaha, in Nebraska, il 6 agosto del 69. Dopo un anno i genitori divorziarono e la mamma si trasferì dai genitori a Dallas, in Texas. Il piccolo Stephen respirerà musica sin dall'infanzia. Il nonno era un grandissimo batterista jazz, mentre la nonna era una cantante blues e si esibiva spesso nei locali di zona. In casa giravano dischi di Hank Williams, di Simon e Garfunkel, Beatles e tantissimi altri di jazz e di blues. Nel frattempo la mamma aveva deciso di risposarsi e Stephen andò a vivere insieme a lei e al patrigno, il quale abuserà di lui per tanti anni. A 9 imparerà a suonare il pianoforte ed in una delle rare visite al padre a Portland riceverà in dono una chitarra acustica. Stephen ha 12 anni e dichiarerà amore eterno a quello strumento. A 14 deciderà di staccarsi dalla madre e dal suo aguzzino e si trasferirà a Portland dal padre. Qui comincerà a frequentare il college e deciderà di farsi chiamare Elliot, perché farsi chiamare Steve sapeva troppo di bullo e Steve faceva troppo topo da biblioteca. Durante il college Elliot conoscerà i suoi primi veri amici e non quelli immaginari dell'infanzia, con i quali formerà la sua prima band, i Stranger Than Fiction. A 16 anni comporrà la sua prima canzone, Condor Avenue, in cui descriverà la vita dei liceali che finirà nel suo primo album da solista, Roman Candle. Del college si iscriverà alla facoltà di filosofia e scienze politiche di Amherst in Massachusetts e qui incontrerà colui che diventerà il suo miglior amico, Neil Gast, che finirà insieme a lui sulla copertina di Roman Candle. Dopo essersi laureati nel 91, i due amici torneranno a Portland e formeranno una loro band, gli Heat Miser, insieme a Tony Lash e Brent Peterson, che verrà poi sostituito da Sam Coombs. Nel 93 uscirà Dead Air e le sonorità proposte dalla band ricorderanno i Fugazi e i Dinosaur Jr. Attingeranno anche dal punk e soprattutto dal grunge. Elliot comincerà a mostrare le sue qualità di cantautore e la sua scrittura verrà accostata più volte a quella di Kurt Cobain. Nel 94 vedrà la luce prima l'EP Yellow Number 5, un EP di 5 brani inediti in cui il suono verterà verso melodie più accattivanti, e poi ci sarà anche spazio per il loro secondo album, Cop and Speeder. Quest'ultimo avrà delle sonorità ben diverse rispetto ai due precedenti lavori. Il rumore delle chitarre verrà addolcito, ma non mancheranno episodi di distorsione assoluta.
Durante quell'anno Elliott cominciò a sentirsi frustrato per via delle diverse vedute sonore con la sua band e si rese conto che la musica che i suoi amici gli stavano proponendo non lo soddisfaceva più. Tutto quel rumore sonoro lo infastidiva e gli sarebbe piaciuto un suono più dolce ed intimo, forse influenzato anche dall'Unplugged di Nirvana. Per questo aveva cominciato a scrivere molti brani servendosi solo della sua chitarra acustica e che sicuramente non avrebbe mai proposto agli Hitmeister. A sua insaputa, quella manciata di canzoni registrate su un demo tape vennero spedite dalla sua ragazza dell'epoca all'etichetta Cavity Search Records, che decise di pubblicarle. Il suo primo album solista uscì alla fine del 1994 e si intitolò Roman Candle. Questo lavoro trasuda solitudine e riservatezza, suoni spogliati e testi intimisti. I rimandi a Nick Drake e Paul Simon sono doverosi. Roman Candle possiede un fascino immutato e ci racconta in ogni accordo la bellezza del songwriting dell'autore. Dopo i buoni riscontri di Roman Candle, Elliott pubblicherà l'anno successivo il suo secondo omonimo album. I testi si faranno ancora più intensi. L'autore racconterà la sua deriva nell'eroina e descriverà le storie di vita che hanno per protagonisti i tossicodipendenti. Analizzerà la depressione e le turbe psichiche che affliggono gli eroinomani. La formula sonora ricalca in maniera pedissequa quella dell'esordio, solo voci e chitarre acustiche. His arm, a stacked charm around your neck, strung out and thin, calling some friend, trying to cash some check. He's acting dumb, that's what you've come to expect. Needle in the hay, needle in the hay, needle in the hay. Elliott aveva trovato la sua dimensione musicale e decise di chiudere il rapporto con gli Hitmeister, dando vita alla loro ultima fatica, Mix City Sounds. L'album fu figlio di un compromesso sonoro che favorì Elliott, canzoni più intimiste e via le distorsioni sature dei precedenti lavori. Mix City Sounds somiglierà più agli album solisti del cantante che a quelli degli Hitmeister. Prima di dividersi, la band andò in tournée e proprio in quel periodo il nostro conoscerà Joanna Bolm. Please turn out the light. I get a sick confusion headache trying to figure out who's right. Dreaming on the silver screen, waking up your plainclothes man. La storia con la Bolm fu tormentata e complessa e aprì ferite interne all'artista, che decise anche di trasferirsi a New York pur di starle lontano. Elliott scrisse molto di quelle sofferenze di cuore e così, dopo un anno, nel 1997, uscì l'album Either Or, in assoluto il suo miglior lavoro. Di certo il disco alterna momenti allegri a melodie più intense e sofferte, figlie di quell'amore travagliato. Tra l'altro, per questo nuovo lavoro, Elliott scelse delle sonorità più piene e decise di inserire un basso, una batteria e una chitarra elettrica pulita, oltre alla sua voce e alla sua chitarra acustica. People, you've been before.
All'inizio del 97 il nostro incontrò il produttore Larry Grain, con il quale aprì uno studio di registrazione. Leggenda narra che la prima canzone che Elliott registrò in quello studio fu proprio Miss Misery, canzone che finì nella colonna sonora del film Will Hunting e che venne nominata all'Oscar. Il quarto album fu XO. In americano le lettere tra amici si concludono spesso con la frase Kisses and Hugs, baci e abbracci, ma con l'avvento della tecnologia, SMS prima e qualunque chat poi, si è arrivati a scrivere semplicemente XO, dove X sta per baci e la O per abbracci. Le canzoni che compongono il full length sono ancora più intimiste, filosofiche ed intrise di tristezza e solitudine. Gli arrangiamenti vengono arricchiti da nuovi strumenti, pianoforti, archi, trombe e corni. Ora i riferimenti musicali sono marcatamente per i Beatles, in particolar modo per la produzione di Paul McCartney, e per Brian Wilson dal punto di vista armonico e orchestrale. Elliott Smith raccoglierà i frutti del proprio successo e comincerà a suonare in giro per il mondo, toccando anche l'Australia ed il Giappone. Alla fine di un estenuante tour durato quasi 2 anni, il cantautore pubblicherà nel 2000 il suo ultimo album in studio, Figure 8, un lavoro più maturo che si distaccherà dai precedenti lavori e che lo porterà a scrivere brani più rock e meno acustici. Nonostante la fama, l'artista deciderà di apparire di meno in pubblico rispetto al tour del precedente album, lasciando che sia la musica di Figure 8 a rappresentarlo, rilasciando pochissime interviste e suonando live in rare occasioni. La sua salute psichica cominciò a peggiorare anche per colpa dell'assunzione di psicofarmaci e calmanti, innaffiati da dosi massicce di alcol. Come molti artisti prima di lui, Elliott soffrirà del fatto di essere diventato famoso e mal digerirà gli occhi del mondo addosso. Durante la notte del 21 ottobre del 2003, mentre stava finendo di registrare il suo ultimo lavoro, Elliott deciderà di togliersi la vita con un coltello e si pugnalerà al cuore. Il suo corpo venne ritrovato dall'amica Jennifer Chiba a Echo Park, vicino a Los Angeles. Inizialmente la morte venne archiviata come suicidio, ma dopo l'autopsia, la polizia decise di aprire alla possibilità di un possibile omicidio, visto che difficilmente un suicida si pianta un coltello nel cuore per ben 2 volte. E visto che la sua amica Jennifer, estraendo il pugnale dal corpo di Elliott, inquinò in maniera evidente l'arma del delitto. Ancora oggi la sua morte è avvolta nel mistero. No emotion at all.
Dopo un anno da quell'evento terribile, il 19 ottobre del 2004 venne pubblicato From a Basement on the Hill, un disco che nella testa di Elliott sarebbe dovuto essere un doppio, ma che uscì come album singolo, dato che la morte imminente dell'artista non permise allo stesso di completare le tracce mancanti. Il songwriter si stava evolvendo dal punto di vista sonoro e ci ha lasciato in eredità un album di cantautorato avanguardista, di grandissima rilevanza e di altissimo livello. I riferimenti sonori che risaltano all'ascolto sono ancora per McCartney e Wilson, con un chiaro riferimento al folk rock britannico. Non sappiamo se questo album, che ci è arrivato postumo, sarebbe stato ritoccato o stravolto dall'artista, e non conosciamo la direzione che aveva deciso di percorrere. È a tutti gli effetti un disco completo ed incompleto al tempo stesso. Just a fond farewell to a friend. It's not what I'm like. It's just a fond farewell to a friend. I couldn't get things right. Ascoltando la musica di Elliott Smith ti rimane addosso quel dispiacere dal sapore aspro per aver perso uno degli artisti più talentuosi degli anni 90, che ad oggi può essere paragonato senza ombra di dubbio all'estro creativo di Kurt Cobain e di Jeff Buckley. Face down about a champion.